Sono due transizioni estremamente sfidanti ed estremamente necessarie. Hanno problemi diversi. Con due esempi, credo che si possa capire meglio. La transizione ecologica, o se vogliamo declinarla ancora meglio, energetica, vorremmo tutti che fosse più rapida possibile per avere ovviamente dei benefici dal punto di vista dell'ambiente e della salute. Sappiamo però che se fosse troppo veloce avremo delle ricadute negative in termini di investimenti, di impatto sull'economia, soprattutto di alcuni stati dipendenti dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico come l'Italia. Allora, da questo punto di vista è fondamentale fissare dei paletti stringenti, ma cooperare a livello internazionale, nel caso italiano, ad esempio a livello europeo, per fare sì che la transizione avvenga il più velocemente possibile, ma guardando alla sostenibilità dal punto di vista economico e sociale. Molto diversa è quella digitale, quella tecnologica, che invece dovrebbe essere accelerata al massimo. Il Covid ci ha insegnato quanto velocemente si possono apprendere alcune cose, ha degli impatti estremamente positivi sulla produttività. Anche qui stiamo attenti perché l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione possono comportare nel breve termine perdita di posti di lavoro, perché l'automazione, ad esempio, sostituisce manodopera. Lì bisogna essere bravi a convertire in specializzazioni i lavori che si perdono in funzioni più banali, più normali, che sono sostituite chiaramente dall'innovazione.